Vincenzo, ci siamo già parlati un po' di volte in pubblico, oggi però affrontiamo un tema molto particolare che è quello della sostenibilità, che dovrebbe essere già inteso, no, nel progetto, che però ha sempre dei nuovi sviluppi per forza di cose. Nel progetto che racconti oggi, come si può declinare questo grosso tema della sostenibilità? Sì, è un tema straordinariamente, diciamo, connesso all'idea di architettura. L'architettura è per definizione un luogo sostenibile. Io parlerei innanzitutto che fonda le sue ragioni su una sostenibilità culturale, all'interno della quale sicuramente questioni che riguardano l'efficientamento energetico piuttosto che la sua compatibilità con l'ambiente costruito rappresentano valori aggiunti necessari per il progetto di architettura. Oggi sì, presentiamo quest'opera che abbiamo in corso di sviluppo con Rina Consulting, che è la nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, che sarà collocata nell'ambito del restauro e di un ampliamento dell'ex ospedale militare della città. E voi siete molto bravi a lavorare con il pubblico, conoscete tante dinamiche, avete restaurato, tra virgolette, filologicamente sia il contemporaneo che le preesistenze più antiche. In questo caso ovviamente si tratta di un edificio che va indietro, un corpus che va indietro negli anni. Sì, un edificio che ha una sua fondazione addirittura iniziale nel 400, un ex convento, che ha la forza di resistere come ai grandi mutamenti che le grandi fabbriche storiche oggi consentono e di diventare oggi una sorta di fabbrica della legalità. Sarà il luogo che il procuratore capo Nicola Gratteri, penso molto noto anche in Italia, collocherà i propri uffici per comunicare alla città il desiderio, la volontà di essere vicino alla collettività. Da qui l'idea ambiziosa di un progetto pubblico che si fa carico di queste istanze di modernità e di contemporaneità, ma immagina un ampliamento, una sorta di corte contemporanea che si contrappone alla corte storica con un tetto giardino, quasi a voler essere una sorta di stanza a cielo aperto per coloro che abitano questo spazio al suo contorno e anche per testimoniare che un edificio classe A può rappresentare una idea di sostenibilità civica, ambientale, paesaggistica in un luogo che ha subito diverse mortificazioni dalla modernità come Catanzaro. Senti, hai usato una parola molto bella tra le altre, no? Quando parli, voglio dire, di genericamente di cultura dell'architettura, mi farebbe piacere farti una domanda sulla cultura della fruizione da parte dell'utente, perché noi siamo abituati storicamente a edifici chiusi, no? Per funzione, quasi non solo la zonizzazione, ma proprio una chiusura di funzioni, ecco. Oggi vediamo che anche edifici preposti a funzioni precise sono un po' più aperti al pubblico, è una tendenza che si riscontra. Beh, direi proprio di sì. In una civiltà moderna e democratica come la nostra, gli edifici pubblici devono testimoniare questa sorta di permeabilità alla collettività e quindi vivono di questa democrazia della partecipazione. Noi siamo molto convinti che il progetto di architettura debba avere sempre questa ambizione dell'idea di spazio pubblico. Non penso ci sia una città pubblica e una città privata, ma esiste una città che diciamo, ridà a coloro che fruiscono di questi spazi una grande opportunità di socializzazione e anche edifici come questi sono una grande opportunità. Adesso siamo in contatto col sindaco di Catanzaro per immaginare che il parco adiacente diventi un parco per l'educazione civica delle scuole ai temi della legalità e quindi anche un'occasione educativa, pedagogica per i cittadini che vivono questa opportunità. Io vedo per esempio con i miei figli che c'è una cultura dell'immagine un po' più attenta, no? Anche grazie ai social network, per esempio delle forme di edifici, di grattacieli che sono magari in Medio Oriente, rientrano un po' nel loro immaginario. Allora, queste nuove architetture, non specificamente questa che aveva già dei corpi ben definiti, dico, ma le nuove architetture in qualche modo educano, cioè aiutano anche i ragazzi che sono un po' più pronti ad avere un nuovo atteggiamento verso le cose pubbliche. Sì, sono molto convinto. Io insegnerei storia dell'architettura anche un po' alle elementari, alle medie. È un patrimonio non solo degli architetti. L'architettura è un servizio e anche la cosiddetta bellezza in architettura non è una bellezza di carattere estetico, di carattere cosmetico. È qualcosa di civico, è qualcosa che restituisce un valore aggiunto a coloro che partecipano. Non c'è progetto senza committenza, quindi tutti i cittadini devono partecipare alla istanza di committenza e poter vivere una idea di aggregazione, idea di spazialità. Senti, ti faccio una domanda per chiudere che non è contemplata, però mi piace rivolgertela oggi. Che cosa ti sorprende ancora nel progetto?
mi sorprendono le città, mi sorprendono sempre le città, perché noi siamo sempre curiosi di indagare nuove storie, nuove storie materiali e immateriali che riguardano i contesti. E quindi l'architetto, se perde questa curiosità, se perde anche questo effetto sorpresa, perde anche il suo motore di ricerca. E quindi ci sorprende ancora tanto, ci sorprendono i paesaggi, ci sorprendono le storie, ci sorprendono le domande di committenza che ambiscono a vedere interpretata nell'architettura una propria esigenza per restituire agli altri e lasciare ai posteri una testimonianza della contemporaneità. Grazie. Grazie a te, grazie.